Penso che sia dovere della magistratura indagare anche su Florina, perché i tempi coincidono. È ovvio che anche il caso della sua scomparsa va considerato. E lo dobbiamo proprio a Mamma Nela e alle sue forze. Penelope non dimentica. Sono le parole dell'avvocato Stefano Tigani, legale dell'associazione Penelope che assiste i familiari di Florina Simeon. Florina è una giovane scomparsa dalla sua abitazione di Cazzago, Venezia, il 26 febbraio 2016. Nei giorni scorsi diversi resti umani sono stati ritrovati all'interno di una rotatoria di Marghera, Venezia. Risalgono a circa 7 anni fa. La scoperta ha dato nuova speranza anche ad un'altra famiglia, oltre a quella di Isabella Noventa. Il primo pensiero è andato alla segretaria assassinata vicino Padova a gennaio 2016, 7 anni fa. In attesa dei risultati del DNA, è emersa un'altra ipotesi. È possibile che quei resti possano essere di Florina. Anche lei è scomparsa nello stesso periodo. La ragazza uscì di casa alle 19:30 del 26 febbraio del 2016. Non portò le chiavi dell'appartamento, né i documenti o il bancomat. Aveva solo il cellulare. Da allora, di lei, si sono perse tutte le tracce. La giovane era una collaboratrice scolastica in un istituto di Dolo, Venezia. Anche il suo compagno, Maurizio, lavorava nella stessa scuola, un uomo molto più grande di lei. Maurizio, alle 20:56, ha ricevuto uno strano messaggio dal numero di Florina. Il testo era di difficile comprensione, le parole sembravano scritte a caso. L'uomo lo lesse e rispose, ma la ragazza non visualizzò il messaggio. Dopo la scomparsa di Florina, alla famiglia giunsero diverse segnalazioni, alcune proprio da Marghera, il luogo dove alcuni giorni fa sono stati ritrovati i resti. Accanto a un mucchio di ossa c'erano un orologio e un paio di scarpe numero 38. Nela, madre di Florina, dice: «I resti non appartengono a mia figlia. Lo dico perché le scarpe non sono sue. Tante volte in tutti questi anni abbiamo dovuto ricominciare da capo. È una tortura. Fa male, ma pur di sapere la verità, accetterei tutto». Nela, in cuor suo, è convinta che la figlia sia ancora viva e sia tenuta prigioniera chissà dove da qualcuno che le impedisce di comunicare con la famiglia. «Sono convinta che mia figlia non possa uscire e non possa parlare. Secondo me è stata sequestrata, me lo sento. Combatterò fino alla fine per trovarla. Dove l'abbiano portata non lo so, ma non so che cosa potrei dare pur di saperlo». Florina avrebbe compiuto 32 anni in questi giorni. L'avvocato Stefano Tigani dice: «Nonostante il tempo passato, questo mistero è rimasto irrisolto e noi non intendiamo arretrare di un solo passo nella nostra ricerca della verità. Siamo convinti che le persone vadano cercate e che sia nostro dovere fare il possibile per trovare le risposte che tutti aspettano». I resti umani rinvenuti a Marghera potrebbero appartenere a Isabella Noventa, una segretaria di 55 anni scomparsa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 da Noventa Padovana. Gli investigatori dicono che è stata uccisa e per il suo omicidio sono già stati condannati a 30 anni di carcere Freddy Sorgato e sua sorella Debora. Manuela Cacco, la tabaccaia di Dolo complice dei fratelli Sorgato, è stata condannata a 16 anni e 10 mesi. Isabella sarebbe stata uccisa a casa di Freddy, suo ex compagno a Noventa Padovana, a pochi chilometri dal luogo del ritrovamento delle ossa. Un dato significativo che fa ritenere che i resti siano proprio della segretaria. Il giorno dopo il delitto, il 17 gennaio 2016, Freddy Sorgato si trovava a Marghera. L'uomo era in quella zona perché lì intorno ci sono diversi depositi di carburante dove lui si riforniva. Freddy lavorava per un'azienda petrolifera e faceva consegne di greggio. Quel giorno il suo cellulare agganciò due celle che coprono la zona di Marghera. Solo un caso? Paolo Noventa, fratello di Isabella, dice: «Dopo aver saputo che Freddy era a Marghera il giorno dopo il delitto di mia sorella, ho iniziato a credere che effettivamente i resti potessero appartenere a lei. Peraltro quel giorno era una domenica e quindi Freddy non poteva essere lì per lavoro. Perché ci è andato in un giorno di festa? La sua auto è rimasta ferma a casa sua, a Padova. È emerso dal navigatore satellitare. Quindi
Come ci è arrivato fino a Marghera? Con l'auto della sorella? O proprio con l'autobotte? Purtroppo quell'uomo, dopo aver ucciso Isabella, ha scelto di non dire dove l'ha nascosta. Solo lui e sua sorella potrebbero svelare il mistero, ma non credo che lo faranno mai. Non mi resta che aspettare i risultati dell'esame del DNA. Solo allora scoprirò se i resti sono di mia sorella. Freddy e Deborah non hanno detto dove hanno nascosto il corpo. Tuttavia si sa che il trio diabolico ha avuto poco tempo per nascondere il corpo la notte dell'omicidio. È probabile che sia stato appoggiato per qualche ora in un casolare di Noventa Padovana. È un posto in cui Freddy parcheggiava l'autobotte con cui consegnava il carburante. Il giorno dopo, domenica 17 gennaio, sarebbe stato portato altrove, forse proprio a Marghera. Continua Paolo Noventa. Ho sempre pensato che il cadavere di Isabella sia stato messo nel cascinale nella notte e che il giorno dopo, il 17 gennaio, sia stato spostato e nascosto. Dopo il ritrovamento dei resti, la Procura di Venezia ha avviato un'indagine disponendo accertamenti. I risultati ci saranno presto. Due famiglie attendono.